Per cercare di avvicinare le persone a questo fenomeno, noi avevamo pensato di fare un video breve, però molto naturale, nel senso che volevamo intervistare varie persone, vari profughi, vari rifugiati che sono qui da più e da meno tempo. E volevamo partire da una cosa molto fondamentale che tutti, secondo noi, si dimenticano, ovvero quali erano i loro sogni. Cos'era ciò che loro volevano fare prima di essere costretti a fuggire. Infatti noi volevamo costruire un video composto da più interviste, però la domanda principale era qual era il loro sogno da bambini. E questa è una cosa che secondo me, ascoltando le loro parole, dovrebbe far riflettere tutti quanti su cosa loro davvero passano, su tutte le sofferenze, su tutte le sciagure che hanno dovuto affrontare, superare per arrivare fino qui e cercare di salvarsi, cercare di costruirsi un futuro migliore di quanto potessero vivere nel loro vero paese, nel loro paese natale.